Siamo arrivati alla lezione conclusiva del corso relativo alle pagine web e il prossimo sito che ci aspetta è il corso sul sito web, cioè su come realizzare i siti web. Questa, diciamo, è una lezione che ci permette di fare un passaggio tra le pagine web e il sito web. Che cosa facciamo? Creiamo una semplice pagina web, così come abbiamo visto fino ad adesso, in maniera molto semplice. Inseriamo una tabella con la procedura che conosciamo, cioè quella relativa all'inserimento della tabella mediante l'assegnazione del numero delle colonne, delle righe e la scelta relativa all'impostazione delle intestazioni. Spostiamo questa tabella in basso, diciamo con l'inserimento dei margini, l'abbiamo collocata al centro con la tecnica che sappiamo, ecco. E adesso, diciamo che cosa facciamo? Introduciamo un nuovo concetto che è quello del collegamento ipertestuale. Cioè, il web in realtà non è altro che un insieme di pagine web che sono collegate tra di loro in maniera ipertestuale. Cioè, che cosa succede? Cliccando su un tasto relativo a una pagina web si apre quella pagina web. Cliccando su un altro tasto relativo ad un'altra pagina web vi si apre l'altra. Quindi queste pagine sono collegate tra di loro e fanno parte ovviamente dello stesso web. Vedete, io sto creando sulla falsa riga della pagina precedente, quindi su quella esistente, un'altra pagina che costituirà insieme alla precedente il web, l'insieme delle pagine web. Quindi sto semplicemente utilizzando le tecniche che noi già conosciamo. Come vedete, diciamo, ho semplicemente inserito del testo ed un'immagine all'interno di una tabella, tutto qui. Poi la tabella, diciamo, può anche non essere formattata al momento, però mi sto, vedete, creando una nuova riga. Ho aggiunto una nuova riga sottostante alla riga del titolo, nella quale probabilmente voglio inserire qualcosa. Voi comprenderete, diciamo, che si tratterà di qualche cosa che mi consentirà di inserire del contenuto o appunto quelle scritte grazie alle quali si può passare da una pagina all'altra. Queste scritte che permettono il collegamento ipertestuale si chiamano link, per cui io all'interno di una pagina inserisco un link, cioè vedete come inserisco link? Ho selezionato il testo che mi serve, vado a selezionare mediante la tecnica del collegamento ipertestuale la pagina di destinazione e poi salvo. A questo punto, vedete, seleziono, vado in collegamento. Seleziono la cartella in cui è presente diciamo, la pagina di destinazione e poi, diciamo, inserisco il collegamento. Sto creando queste pagine collegate tra di loro perché poi vedremo che aprendo una pagina potrò passare, grazie al browser e ai collegamenti ipertestuali, da una pagina a un'altra. Vi inviterei ovviamente a seguire pedissequamente i passaggi. Vedete, clicco su questa, poi clicco e visualizzo questa pagina relativa ai fiori. Clicco all'altra e visualizzo la pagina con tutti i fiori. Quindi passo dalle viole ai fiori tranquillamente. Quindi ripetiamo, questi collegamenti che io ho creato sulle scritte si chiamano collegamenti ipertestuali. Queste pagine sono presenti e sono salvate sempre all'interno della cartella nella quale esiste anche la pagina delle immagini.